Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà il mio video esperienza sull'operazione laser agli occhi, tant'è che mi sono svegliata, è mattina presto. Sto ancora finendo di fare la valigia, infatti adesso vi faccio un po' vedere quello che avevo in mente di portarmi per star comoda i giorni, insomma, in cui starò lì. E quindi vi porterò con me in questa esperienza. Ovviamente sto per mettermi a guidare perché andiamo in macchina e vi faccio vedere cosa mi sto portando di comodo, ovviamente. Di certo solo completi Oceans, questo è poco ma sicuro. Mi sono arrivati questi qua nuovi che mi voglio portare. Questo qua è il primo, che è il Charlie Sweat Zip Set. È un gioco di parole pronunciare questo completo. Tra l'altro è quello unisex, che è formato appunto dalla felpona. È super over, mi piace un sacco, è caldissima. Qui c'è la scritta ricamata e ovviamente la zip, anche il cappuccio. E poi c'è il pantalone classico della tuta con i laccetti, qui ha l'elastico, quindi è super comodo e caldissimo anche questo. Poi ovviamente per stare lì in casa, visto che ci sarà probabilmente riscaldamento a palla, mi porto uno di questi set con il toppino, almeno sto tranquilla. Questo qui è l'Hazel Set, ovviamente ha le coppette estraibili, i tessuti ragazzi, che ve lo dico a fare, neanche seconda pelle, questa è proprio la comodità, sono super elastici e soprattutto modellanti, quindi oltre a stare comodi, vi fanno una silhouette pazzesca. Io prendo sempre una L come misura per stare comoda comoda, però andrebbe bene anche una M, e arrivano fino alla 3XL, ma almeno per dare un cambio mi porto anche questo set qui, che è stupendo perché guardate qua tutti questi dettagli. Questo qui è il pantalone. Ovviamente non vi lascio senza codice sconto, perché se volete prendere anche voi questi completi vi conviene provarli almeno una volta nella vita, anche perché poi non li cambierete più, io vi ho avvisate. Trovate ovviamente tutto scritto nell'info box, ma ve lo lascio scritto anche adesso qui sullo schermo. Avete il 40% su tutto lo shop senza minimo di spesa con il codice ILAMAKEUP40. Quindi affrettatevi ad andare a comprare i vostri completi, io li metto in valigia e partiamo. Qui abbiamo la nostra accompagnatrice. Sono un po' provata dal viaggio. Siamo appena arrivate. Ho guidato per un po', in realtà ci eravamo sbagliate perché ovviamente, insomma, quando mai ci va tutto bene. Però vabbè, siamo arrivate. Io ho la visita al mezzogiorno e mezza. Sono le 26, ragazzi. Cioè, E poi perfette. salutate per sempre gli occhialetti. Sì, domani però. Adesso c'è la visita, primo step. Sto per salire qui dall'ascensorino e vediamo un po' cosa posso farvi vedere, o se ci risentiremo direttamente dopo, penso, perché non lo so, non li conoscono. Non è che mi metto. Salve dottore! Salve dottore, questo è un freestyle, anzi no, non è un freestyle. Quindi niente, fatemi andare, aspettate qua, eccoci qua. Siena Eye Laser. Sono un attimo nel bagno. Ho fatto le prime visite, mi sono messo delle gocce per ovviamente vedere il fondo dell'occhio, quindi sto aspettando che si allarghi la pupilla. Siamo arrivati nella casettina che abbiamo preso. C'è il lettino, vabbè, lì c'è tutta la parte della cucina. Tra l'altro ci sono queste tende fatte apposta perché questa casa sta vicino alla clinica dell'operazione, quindi si vede che effettivamente viene molta gente. Vedete, ci sono le tende oscuranti. Comunque, vi spiego brevemente cosa mi hanno fatto. Mi hanno appunto guardato, controllato il fondo dell'occhio con diversi macchinari. Mi hanno fatto la prova come quando state per comprare gli occhiali, no? Con tutte le varie lentine, guardare lettere, dimmi le lettere, eccetera, eccetera. Tutti i vari controlli. Ho pagato la prima visita 130 euro, così vi do anche tutti i prezzi, ma tanto li trovate sul sito della clinica che è nell'info box se vi interessa. Più 2 euro di marca da bollo, insomma, per fare la fattura. Mi hanno dato questo qui, che è il foglio con tutte le cose scritte post-operazione, le cose da fare quando c'è l'intervento, a che ora? Domani alle 11:40. Qui ci sono scritti i colliri che devo acquistare. Infatti tra un po' esco e c'è la farmacia qua dietro, li vado a prendere. Questo qui è il centro appunto dove mi sto andando a fare il tutto. Ci sono spiegate tutte le varie cose dell'intervento, quindi che si va a incidere il lembo superficiale della cornea, poi si alza tipo sportelletto, si interviene su, nel mio caso, miopia e astigmatismo, e poi si richiude il lembo. Come vedete qua c'è scritto: la guarigione è rapidissima, poche ore nella miopia, circa un giorno nell'ipermetriopia. Quindi infatti mi ha detto già da domani, magari domani ci vedi un po' male, però dal giorno dopo già stai a una bomba. Quindi appunto sostanzialmente questo primo giorno è stato soltanto di visite. Avevo l'appuntamento alle 12:30, mi hanno fatto entrare
pochi minuti dopo mi ha fatto il primo controllo, poi mi ha messo le gocce, mi ha rifatto il controllo, poi ho parlato appunto col chirurgo, mi ha dato questi fogli e mi ha detto ci vediamo domani. Quindi veramente molto semplice. Detto ciò, questo è tutto per oggi, ci vediamo direttamente domani con il giorno dell'operazione, ci staremo a vedere. Sono molto curiosa di togliere tutto ciò finalmente. Mattina prima dell'operazione, tra un'ora sarà tutto fatto, spero. Ho pronti i miei occhiali da sole, medicine per il dopo prese, adesso vi faccio vedere che cosa mi hanno fatto prendere. Fogli compilati, quindi è tutto pronto. Tra poco non mi vedete più con questi, almeno non avrò più questo. Ah, devo anche pulirmi gli occhi. Totale in farmacia 80 e 60. Abbiamo queste che sono le salviettine sterili, Climimed, che devo usare anche stamattina, sono fatte così. Poi questi, allora, questa qui è la Nighttime Gel, idratazione profonda notturna per la secchezza oculare. Questo qui è un collirio idratante. E poi c'è questo Netildex, penso sia quello a base medica. Comunque in ogni caso sono queste quattro cose qui. Quindi appena avrò completato il tutto, sicuramente poi vi saprò dire, vi saprò spiegare. Ovviamente non mi è possibile riprendere nulla dell'intervento, anche perché per questa cosa del Covid si può entrare da soli, quindi sì, non c'è proprio possibilità. Però cercherò dopo, mentre vi spiego il tutto, di mettere qualche immagine, qualcosa per farvi capire. E pronti, penso alla prossima clip avrò... In realtà ho già fatto tutto. And ta-dan! Fatto tutto, ragazzi. Allora, in realtà sono le 4:30. Diciamo che siamo tornate a casa intorno all'1:20. Poi abbiamo mangiato velocemente e mi sono messa a dormire, come mi avevano consigliato di fare, fino appunto a poco fa. Quindi 3 ore esatte, tra l'altro. Neanche se l'avessi fatto apposta. Invece la mia accompagnatrice è ancora lì che dorme, paradossalmente, capite? Vi spiego più o meno che cosa ho fatto. Sì, ho messo una fascetta perché così non mi hanno i capelli davanti. E ovviamente devo portare gli occhiali da sole sempre. Anche se fino a poco tempo fa, per fare il riposino, avevo questa cosa che adesso vi faccio vedere, che sono tipo delle conchigliette da mettere sugli occhi. Ecco qui le coppette che avevo sugli occhi. Queste poi si lavano, si riusano, anche perché le devo usare. Stavo leggendo qua sul foglio che mi hanno dato: usare cusci di protezione durante il sonno per 3 notti, quindi almeno fino a venerdì, in modo da non strofinare gli occhi, non toccarli, insomma. Vi racconto come è andato il tutto, a parte i ritardi che ci sono stati, perché la persona prima di me, non lo so se si era sentita male, se si era spaventata, fatto sa che ha prolungato un po' i tempi di attesa. Comunque, in linea generale, io avevo appuntamento alle 11:40, mi hanno fatto entrare un pochino dopo e mi hanno fatto aspettare in questa sala d'attesa con le altre persone, eravamo a gruppi di 3. Mi hanno dato un bicchierino tipo sciottino piccolino con acqua e delle gocce calmanti e rilassanti. Non ho chiesto quali erano, ho preso e basta sostanzialmente, però hanno detto che poi aiutavano anche dopo nell'appunto rilassarsi e riuscire ad addormentarsi meglio, eccetera eccetera. Circa dopo una mezz'oretta mi hanno presa e mi hanno portata in un'altra sala, che era quella pre-intervento. Quindi mi hanno fatto mettere la cuffietta, mi hanno fatto mettere il copriscarpe e mi hanno messo delle gocce negli occhi, le prime gocce anestetizzanti. Mi hanno fatto togliere le catenine, vabbè, mi hanno preso il telefono, mi hanno messo tutto in questa sacchettina, appunto gli occhiali. E dopodiché mi hanno fatta entrare circa dopo altri 10-15 minuti. Una volta entrata, alla parte che ci vedevo sfocato perché ovviamente stavo senza occhiali, c'era appunto il professore che mi ha operata con la sua equipe dietro questo macchinario che era fatta a T praticamente. Qui c'era il macchinario, loro stavano qui e poi c'era il pezzo del lettino dove sdraiarsi. Mi hanno detto sdraiati, braccia lungo i fianchi, non le devi muovere da lì, ok? Era necessario all'alba dei tuoi 30 anni far questo.
Babbo, lascia. E poi mi hanno detto di guardare sempre questa lucetta rossa, quindi mi hanno messo la benda prima sull'occhio sinistro in modo che si potesse operare il destro. Mi hanno messo un'altra goccetta e nel mentre mi hanno messo il divaricatore, che era la cosa che mi faceva più impressione. Cioè, paradossalmente tu pensi, no, ti stai lacerando la cornea, no, a me faceva più impressione quel gancetto lì. Invece non si sente niente, perché ormai con tutte le gocce, le cose che vi mettono, proprio zero. E l'unica cosa che può dare un po' fastidio, soprattutto se siete un po' sensibili all'occhio, io tantissimo ad esempio, infatti continuo a lacrimare anche adesso, praticamente è come se vi avvicinassero una sorta di mega lente, che non ho ben capito se effettivamente è quello che poi ritaglia lo sportelletto da alzare. Cercherò di mettere qualche immagine per farvi capire il tutto. Comunque, fatto sta che vi mettono questa sorta di mega lente che vi fa questa pressione sull'occhio, e infatti vi dicono, ok, adesso non ci vedrai, vedrai tutto buio per 20-25 secondi. Infatti è così, è stranissima come sensazione, perché voi sapete di avere l'occhio aperto però vedete tutto nero e sentite quindi questa pressione, e poi quando si scolla come se facesse tipo effetto ventosa. Quella è stata la parte più fastidiosa, ma né dolore né niente, zero, è solo fastidio. E una volta quello, continui a guardare la lucetta rossa e il macchinario, penso intervenga, faccia insomma le sue cose. E a un certo punto ho sentito un odorino di sbruciacchiato, praticamente. Ho visto la mano del medico, raschiava con qualcosa, quindi penso stesse, no, richiudendo il lembo di cornea che aveva alzato, richiudeva lo sportellino, lo stava riapplicando sopra. In realtà basta, cioè, questo è molto semplice, non ho sentito zero di zero, a parte appunto quella cosa della pressione e dell'effetto ventosa, però dolore no. È durato circa 2 minuti e mezzo per occhio, e appunto prima hanno fatto questo, coperto questo, poi coperto questo, fatto questo, e una volta finito mi hanno letteralmente fatto alzare, portata in una sala un po' buia dove mi hanno spiegato poi tutta la cosa dei fogli, cosa dovevo fare, cosa non dovevo fare. Ci sono stata letteralmente un minuto, anche perché ero l'ultima che si era fatta il tutto, e poi scaraventata fuori con gli occhialetti da sole e via. Appunto sono tornata a casa, abbiamo mangiato eccetera eccetera, abbiamo fatto sta dormita, e adesso devo iniziare a fare tutte le cose che ci sono scritte qui. Iniziare la cura il giorno stesso del laser. Numero 1, non strofinare gli occhi e non toccarlo con la fialetta del collirio. Ok. Poi utilizzare i gusci per dormire le prime 3 sere. Nella giornata del laser sono normale bruciore, che prima io lo stavo dicendo anche a lei, assistente. Sì. Afferma del... Prima io ho detto, ma come fate a dormire dopo l'operazione se avete sto bruciore? E infatti in teoria vi danno anche una... Oddio, come si chiama? Una tachipirina? Avevo detto? Sì. Una tachipirina, se vi dà proprio tanto fastidio, io non ho preso niente. Però certo mi sono più isolata, comunque zero. Poi non so se stavi parlando o cosa, a un certo punto... No, ha dormito subito. Ah, bene, vedete. Ho sentito ronfare. È andata. Così, quindi non c'è stato di quel problema, però ho sentito quel bruciorino. Ogni tanto c'era una fitta di bruciore un po' più intenso, però stavo con gli occhi chiusi. Quello ha aiutato. Poi sensazione di sabbia, leggermente ce l'ho adesso, più a quest'occhio qua che il destro, che a questo. Però la sento, però ho notato che a quest'occhio, dopo che l'ho pulito eccetera, vi faccio vedere, c'è una macchiolina rossa, però c'è scritto normali anche le macchioline rosse nel bianco dell'occhio, si riassorbono in qualche settimana. Ok, secondo me sono tipo capillari, no? Che sì, penso sia tra la pressione, le cose. Poi difficoltà a tenere gli occhi aperti, visione appannata, gonfiore, lacrimazione, a volte dolore, speriamo non a volte dolore, ma tutto il resto più o meno c'è. Poi per 5 giorni non truccarsi gli occhi, non immergersi in mare o piscina, evitare il sole senza gli occhiali, non fare entrare l'acqua negli occhi quando si lavano i capelli, si possono pulire le ciglia e le palpebre con le salviettine. È consigliabile riprendere presto la normale attività quotidiana, compreso lavoro, computer, cellulare, televisione, guida, ginnastica e corsa, ma evitando il traumi agli occhi. L'assestamento della vista e dei sintomi richiede almeno 6 mesi, ancora di più nelle ipermetropie e dopo i 40. Periodi di miglioramento e peggioramento. È normalissimo che un occhio veda meglio dell'altro e che persone diverse abbiano dei corsi diversi.
ci sta. La patente di guida senza lenti, che poi è un'altra cosa che dovrò fare, la devo andare a cambiare ovviamente. Adesso c'è un po' di luce, però così ecco riesco a mascherare. Ovviamente ce l'ho un po' gonfietti, già io ho gli occhietti piccoli. Ma no, dai! Però vedi, qua c'è una pallina rossa. Sì, però sono normalissimi. Non so se riuscite a vedere, qui c'è una pallinetta rossa. Però adesso non brucia. Adesso c'è più la sensazione. Ho degli occhi. Adesso c'è più la sensazione di quella sorta di pelo nell'occhio, capito? Quella ciglietta. Però non sempre, no. Ogni tanto è strana. Netildex, che è il collirio questo qua. Una goccia 4 volte al giorno. Mattina, mezzogiorno, pomeriggio e sera per i primi 7 giorni, poi una goccia solo la mattina per altri 7 giorni. Poi quest'altro collirio qua, una goccia più volte al giorno a piacere per ridurre la sensazione di secchezza, quindi questo è quello sì, lubrificante tipo. E poi questo qui, il gel quello della notte, una goccia nell'occhio la sera prima di dormire per 15 giorni o anche successivamente se avete tanta secchezza al risveglio, senza massaggiare, quindi ho proprio messa di eyes. Allora, ho pulito l'occhio con la salviettina. Piano piano sono andata così. Abbiamo detto Netildex. Ok, sono piccole pipettine. Ok, messe. Un po' lacrimato. E poi questa era quella da mettere a piacimento. E rimetto i miei occhialini. Allora, tornate a casa, così magari riesco a spiegarvi con tranquillità. Allora, innanzitutto stamattina, il secondo giorno post operazione, avevo la visita alle 9:30 stamattina. Fuori c'era tutta la gente che si era operata ieri, raga, tantissime persone, tipo una trentina. Quindi ci hanno chiamato per cognome e ci hanno fatto entrare appunto una alla volta. Quindi molto attenti anche per questa cosa del Covid, eccetera. Infatti non potete venire accompagnati, ma ovviamente gli accompagnatori devono aspettare fuori, sia nel giorno delle visite, sia nel giorno dell'operazione. Ovviamente stavo così, sono rimasta con questi occhiali per tutta la mattinata, li ho tolti praticamente adesso e sono quasi le 4. Comunque fatto sta, appunto sono andata, mi hanno ricontrollato il fondo dell'occhio con lo stesso macchinario del primo giorno, mi hanno fatto la visita come quella oculistica classica, quindi con lo schermo e vi fanno leggere le varie lettere. Diciamo che con me ha un po' esagerato, perché ha detto vabbè sei giovane quindi proviamo anche ancora più piccolo, però sono riuscita a leggere tutto. Infatti mi ha detto ok, 10 decimi completi, sei a posto, adesso vedi come un falco, bla bla bla. Molto carino l'infermiere, molto simpatico, disponibile. E poi mi hanno detto che tra 6 mesi c'è la visita di controllo successiva e che poi insomma mi richiameranno tramite email, mi riscriveranno per mettere appunto questo appuntamento, quindi in teoria fatto. E sono tornata quindi a casa. Per quanto riguarda il ritorno, io stamattina mi ero svegliata che ancora non ci vedevo al 100% bene bene bene. Soprattutto sempre questo occhio sinistro mi dava un po' più di problemi, tipo di secchezza, come se sentissi ancora, no, quella sensazione un po' così. Però dopo la visita, quando stavamo appunto per tornare via, ho detto tutto ok, me la sento, guido. Appunto da Poggibonsi a Roma sono circa 2 ore e mezza. Me ne sono fatta tranquillamente filate, senza nessun tipo di problemi. Ovviamente sempre con i miei occhiali qua da sole a portata di mano. E quindi nessun tipo di problema. Ho messo le mie goccettine, queste qui idratanti, che tra l'altro rimetterò anche adesso, perché adesso sono 3 ore che non le metto. Tra l'altro queste sono super idratanti, cioè una goccia di queste e vi rimane l'occhio idratato per 3-4 ore. Ok, molto bene. Quindi appunto la visita stamattina così. Per quanto riguarda i prezzi, visto che so che me lo scriverete, sul sito che vi lascio qua sotto, che è il sito della clinica, c'è scritto tutto, i metodi di pagamento accettati, quanto costa ogni singola cosa, ogni singola visita, l'operazione in sé, i metodi di operazione, i macchinari, quindi trovate veramente tutto. Non è sponsor e niente, cioè io ho pagato normalmente da cliente. Mi sono trovata veramente molto più che bene, quindi consigliatissimo per ora ovviamente, poi in futuro vi darò ovviamente aggiornamenti. La prima operazione viene 130 euro. Il giorno dell'operazione io ho pagato sia l'operazione che la visita appunto del giorno dopo. L'intervento viene 7,50 per ogni occhio, io ovviamente ho fatto entrambi gli occhi, più 60 euro di visita, quindi più o meno questi sono i costi. In realtà per il tipo di operazione ci stanno alla grande, anzi. E oggi in più me ne ho dato anche questo foglio per il decorso post operazione, quindi c'è scritto l'aspetto psicologico, qualità della vista, se avete secchezza,
stanza, ci sono risposte a varie domande. Ripeto, quindi per ora io non ho avuto veramente nessun tipo di problema, proprio zero. Continuerò appunto a mettere questi per dormire, a mettere tutti i vari colliri. Questo qua, quello è quello che devo mettere 4 volte al giorno, quindi tra un po' devo rimettere anche questo. La cremina che io ho messo ieri sera per la prima volta, che è questa qui appunto da mettere prima di andare a dormire, pensavo fosse fastidiosa perché pensavo fosse tipo cremina. In realtà, essendo una soluzione in gel, è molto liquida, quindi sembra quasi sempre una goccia. State attenti perché ne esce molto di prodotto, quindi mettete sempre una goccettina piccola. In effetti non dà né problemi di irritazione, almeno ovviamente io parlo sempre per esperienza personale. L'ho messa proprio prima di andare a dormire perché appunto ho messo questa, poi ho messo le coppettine e mi sono messa a letto. E la mattina mi sono svegliata tutto tranquillo, l'occhio era ancora ben idratato. Sì, tutto, devo dire, tutto bene. Quindi io per i prossimi giorni, quando esco, che so che c'è tanto sole, gli occhiali me li metterò sempre, è sempre meglio, insomma è un'ulteriore protezione. Però io ad esempio già da domani riprenderò l'attività fisica, palestra normalissima. Ho già guidato, sono già stata al computer, al telefono, tant'è che ieri sera ci siamo addirittura visto un film, per dirvi, quindi l'ho visto con gli occhiali, però quindi il decorso almeno per me sembra tutto molto tranquillo, normale. Ci vedo già benissimo. In realtà già ieri sera, perché dopo che mi sono fatta la mia dormita delle 3 ore post operazione, è andata una bomba. La sera sono uscita e mi sono sempre messa gli occhiali. Tant'è che è stato stupendo perché c'erano altre 3 o 4 persone a cena dove eravamo noi, che perché il posto dove ho preso la casa è molto vicino alla clinica, quindi stavamo tutti là. Si vedeva palesemente chi si era operato, perché di sera con gli occhiali voglio capire chi è che ci va in giro. Comunque, a parte ciò, questo è stato tutto per quanto riguarda la mia esperienza con il LASIK e questo tipo di operazione appunto di correzione miopia e astigmatismo, nel mio caso sempre. Tutto veramente molto tranquillo, rilassato. Se dovete fare questo tipo di intervento, andateci molto tranquilli, non vi impanicate perché tanto non serve a nulla. Solo so che dirlo è diverso da poi viverlo, però ad esempio il signore che si è operato prima di me ha fatto perdere un sacco di tempo a tutta l'equipe e infatti ha ritardato poi il mio appuntamento proprio perché lui si era impanicato. Io sentivo che diceva no fermi. Quando sei lì sotto, ragazzi, cioè sotto quella macchina, devi stare più fermo possibile. Quindi sì, ecco, questo è sicuramente un consiglio, però in base alla situazione uno reagisce di conseguenza. Purtroppo, lo so, è così. Comunque, se dovete fare questo tipo di operazione, veramente andate tranquillissimi perché non sentite dolore, fastidi proprio le ore dopo, però se fate quello che vi dicono di fare, quindi riposatevi, dormite, eccetera, andate una bomba. E noi ci sentiremo più avanti sicuramente con qualche aggiornamento. Poi se mi andate a seguire su Instagram, lì vi farò il box delle domande. Detto ciò, vi mando un bacio grande. Ora mi riprendo un po' questi giorni e tanto i video diciamo che sono pronti, quindi potrete poi vedere altre cose in futuro. Quindi per ora vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!